Sì, sono perfettamente d'accordo con te. Era un tema anche molto caro a Pasolini, questo, il valore della sconfitta in una società che invece ci vuole tutti performativi e sempre in mostra, sempre pronti a celebrare i propri successi, no? Va di moda infatti la figura della success story raccontata, dove invece gli insuccessi devono essere tenuti nascosti e possibilmente non devono nemmeno registrarsi. Invece la sconfitta ha sempre un grande valore, anche nell'ambito del pensiero. Se ci pensi, tutti i grandi pensatori sono degli sconfitti in fondo. Platone a Siracusa, prima di lui Socrate, Machiavelli, Dante Alighieri è uno sconfitto, e così via. Perché la sconfitta ti obbliga a ripensare sui motivi che ti hanno portato a perdere. Il vincitore non ha alcun motivo di riflettere e di pensare criticamente alla propria vittoria, anzi, è dispensato dalla fatica del farlo. Diceva Nietzsche che nessun vincitore crede al caso. Ecco, in effetti il vincitore accetta quello che è la sua vittoria senza sottoporla ad analisi critica. Invece la riflessione, il pensiero, l'autoconsapevolezza nascono sempre da esperienze di sconfitte, dalle cicatrici che portiamo addosso. Ecco, dalle cicatrici che portiamo addosso. Qui è il valore paideutico della cicatrice, su cui bisognerebbe svolgere molte considerazioni. La cicatrice è l'esperienza di una sconfitta, di una sofferenza che però ci ha aiutati a crescere e a maturare. Dobbiamo ripartire anche da questo elemento, credo, nella società, competitiva di cui siamo nostro malgrado abitatori.